Ciao a tutti, oggi preparo i spipieda vincaparasa, dei biscotti molto semplici ma anche molto buoni della tradizione sarda. Gli ingredienti che mi occorrono per realizzare questi biscottini favolosi sono 500 g di farina 00, 3 tuorli e un uovo intero, la scorza di due limoni biologici, mi raccomando, 100 g di zucchero, 100 g di strutto, una bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. Qui ho messo miele e acqua, sono 30 g di acqua e 25 g di miele. Dopodiché, una volta che i biscottini saranno pronti, avrò bisogno di preparare una glassa con 2 albumi, un cucchiaino di succo di limone filtrato e 250 g di zucchero a velo. Dentro una ciotola lavoro bene le uova, quindi 3 tuorli e l'albume, insieme allo zucchero. Grattugio i limoni dentro uova e zucchero. Do una mescolata alla scorza di limone, nel resto del composto. E aggiungo anche l'acqua e il miele. Diamo una mescolata in modo che due, ecco qua. Aggiunto anche l'acqua e il miele. Mescoliamo. Aggiungo lo strutto che ormai, essendo rimasto a temperatura ambiente, è abbastanza morbido. Comincio ad aggiungere la farina. Continuo ad aggiungere, la farina e adesso inizio a impastare con le mani perché l'impasto è bello solido. E aggiungo anche il lievito con il pizzico di sale. E cominciamo a lavorare fino a quando avremo un bel panetto liscio liscio. Dopo aver impastato bene, amalgamato tutti gli ingredienti, questo è il risultato. Assomiglia moltissimo a una pasta frolla. Eccolo qua. Lo vado a portare sul tavolo da lavoro, così inizio a preparare, i biscotti, a dare proprio la forma dei biscottini. Quindi tiro un bel cilindro. Ora vado a tagliare a tocchetti. Cerchiamo di fare i pezzetti tutti uguali. Intanto che preparo i biscotti, ho anche preparato una teglia del forno, rivestita da carta forno e ho acceso il forno a 170 gradi. Così, il forno poi, una volta che ho finito di preparare i biscotti, sarà pronto, sarà bello caldo e dovranno cuocere fino a doratura. Si gonfieranno. Io faccio una forma tonda a mo' di sempre di cilindretto e vado a sistemarli sulla teglia. Sistemati tutti i biscotti spipiedas nella teglia del forno, vado a infornare come appena detto a 170 gradi per circa 15-20 minuti. Devono essere belli dorati. Dopo circa 17 minuti i biscotti sono pronti, li ho appena sfornati, profumatissimi al limone. Li lascio raffreddare, nel frattempo preparo la glassa. Quindi verso succo di limone, circa un cucchiaino, e 2 albumi nello zucchero. Lo zucchero sono 250 g di zucchero a velo e inizio a montare con le fruste.
Ed eccoci, i biscotti sono ormai freddi, la glassa è pronta, deve avere questa consistenza. Ho preparato qualche pallina colorata di zucchero. Vado a prendere un po' di glassa con un pennello e vado a glassare il biscotto. Qualcuno lo vado a decorare con le palline colorate di zucchero, qualcun altro dopo faremo qualche decorazione un pochino più elegante. Ma che belli questi biscottini! Dove c'è qualche spaccatura del biscotto andiamo a riempire di glassa, così nascondiamo. Alla glassa rimasta ho aggiunto un po' di zucchero a velo e ho lavorato ancora 3-4 minuti per avere una ghiaccia un po' più solida. Quindi vado a fare qualche decorazione, come piace a me, ai spipiedras. I spipiedras incapadas sono pronte, è un dolce, è un biscotto molto buono, profumatissimo al limone. I spipiedras sono carine da vedere, sono dei dolcetti molto carini da vedere, dei biscotti anche per colazione o per merenda. Le classiche pipias sono con satragea, le perline colorate di zucchero. Le classiche sono così, e poi con un po' di fantasia, un po' di passione. A me piace tantissimo decorare e quindi qualcuno un pochino più elegante, più bella da vedere, insomma. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi e condividete il più possibile, così mi aiuterete a far crescere questo canale.